tu sei un grande, io sono... Credimi, sei uno dei miei registi, io ti adoro, ho visto tutti i tuoi film. Grazie. E tutti i tuoi film hanno una sensibilità. Grazie. Sono sempre dei film che ti fanno così riflettere, pensare, con delle tematiche molto attuali, belle, che parlano d'amore. Grazie. In assoluto. Grazie. Per cui grazie di essere qua. Parliamo del tuo ultimo film che è uscito giovedì 19. Giovedì, sì, giovedì 19, La Dea della Fortuna. Sì. Mm? Sono molto contento come sta andando, sono molto felice. Sono molto emozionato. Ma tu emozionato, sono io emozionata ad averti qua. Io emozionata. Senti, allora, io ho un bellissimo filmato sulla tua famiglia. Non abbiamo molto tempo, però mi piace far vedere al pubblico da dove arrivi, perché secondo me è molto importante, no? Quando poi, per un cineasta come sei tu, far capire al pubblico anche perché poi tu riesci a fare dei film di un certo tipo, perché secondo me tutto parte da qua. Quell'aereo ti ha portato qua. Manco da 9 mesi. Spesso. Da 9 mesi che non vado. Andavo ultimi 3 anni, da 9 mesi non vado, perché per 3 anni sono andato spessissimo perché stava male mio fratello e si curava a Verona. Quindi io, insomma, faccio tuttora della parte famiglia dell'AIRC. Quindi conosco tutte le persone. Certo. E quindi avevo trovato questo medico eccellente a Verona, perché lui aveva il cancro al pancreas. Quindi andavo con ogni scusa, accettavo anche qualsiasi cosa, andavo giù a trovare mio fratello, oppure venivo con lui, oppure l'accompagnavo a Verona. Insomma, adesso invece no, non c'è più, quindi non c'è. 9 mesi che sono. Non ci vado. E fai un po' fatica a tornare? Adesso, no, ma è una città, una delle città più belle del mondo, mai quanto Roma, ma una delle città più belle del mondo. Abbiamo una casa molto bella, chiusa, così, insomma, succede. Però il tuo legame con la Turchia? Con la Turchia è molto forte, no? Molto intenso. Forte, ma sono 43 anni che vivo qui, quindi... Sei italiano? No, ma il fatto che quando mi dicono la tua terra, ogni tanto ci penso, perché comunque sai, sono arrivato in un momento negli anni 70 in Italia. L'Italia era meravigliosa, insomma, quel periodo lì, di Roma. Tu hai cominciato perché amavi il cinema, sei venuto qua per il cinema. Per il cinema. Esatto. Dovevo andare in America, poi sono venuto in Italia. Papà voleva che tu andassi in America. Tuo padre non era molto convinto, perché l'Italia, insomma, lo trovava un po' riduttivo per mio figlio che ama il cinema. Assolutamente. E invece tu perché hai scelto? No, lui già trovava il cinema riduttivo, quindi diceva pure l'Italia insieme, sì, non farai mai niente, insomma, mi vedeva così. Non farai mai niente. Invece i miei fratelli, ingegneri meccanici, studiati in America, le cose, insomma, così. Tu ti sei anche un po' innamorato dell'Italia, dai. E ma dell'Italia. L'Italia è adesso, per esempio, per i miei film vado in giro per tutto il mondo, dappertutto, è il paese più bello, più vivibile del mondo, l'Italia. Allora, anche se papà era molto scettico, io adesso faccio vedere al pubblico di Domenica In un filmato dove mostriamo una parte dei tuoi film, dei tuoi lavori. Quelli sono i miei fratelli. Belli. Thank you.
questi anni non ho mai cessato di amarlo. È stata una cosa bella ma insopportabile. Gli amori impossibili non finiscono mai. Sono quelli che durano per sempre. Siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote. La vita non è mai nelle nostre stanze. Moriamo e poi torniamo. Come tutto. Tanti personaggi. C'è ad esempio un film al quale tu sei più legato per te? Sono legato molto a Le fate ignoranti, Saturno contro, che abbiamo girato a casa nostra, quindi un po' le mie amicizie, la mia vita Saturno contro, Mine vaganti e quest'ultimo che proprio riflette tantissimo della mia vita. Quindi, perché? Che cos'è Idea Fortuna? Ma io, sai cos'è che uso molto? Parto sempre dalle cose che conosco, della mia vita, delle mie amicizie, di un piccolo caso che diventa la storia di un film. Quindi, questa storia è molto bella, questa della Idea Fortuna. Sì, sono bellissima. Molto contento. Io vorrei mandare, mandiamo subito il trailer e poi ne parliamo. Va bene, volentieri. Vediamo, volentieri. Cerchiamo di... avere il più tempo possibile, perché io starei molto a parlare, avrei voglia di stare tanto a parlare con te, però vediamo il trailer di questo tuo ultimo film, Dea Fortuna. Non voglio ballare, c'è solo mezzaluna stanotte. Vi siete piaciuti subito? Lui a me sì. Niente può accadere, perfino lontano da niente succede qualcosa. Quanto restate? I bambini restano 3 giorni. Perché tu dove vai? Sette alla 12esima. Diviso. Sette alla 4ª. Sette all'8ª? Io ho fatto il classico. Ti sei divertito? Artù, che fai il geloso? Non ho fatto niente di male. C'è una luna turchese diamante stanotte che può spezzare. Con le tue mani, io con i miei occhi, con la mia bocca, tornando a casa, aiutiamoci a ricominciare, vestita come una signora, solo per farmi amare, ma non sono sicura che non sia per Mina. Che storia è? Che storia è questa del tuo film? La storia di una coppia di due persone che stanno insieme da 15 anni, insomma, i primi anni un'unione è sempre molto forte, poi c'è grande passione, uno, insomma, un rapporto molto intenso i primi anni, poi gli anni passano, diminuisce un po' tutto, diventa anche un affetto, no? Tutta quella passione diventa anche molto affetto. La coppia che parliamo sono questi due, che sono Alessandro e Arturo, sono Edoardo Leo e Stefano Accorsi, che un giorno arriva una loro amica dicendo che per 3 giorni se possono tenere questi due bambini, e lei ha degli accertamenti da fare. Quei 3 giorni si allungano e... Sai cos'è? Che quando tu vedi una persona che hai amato, hai avuto una grande passione, hai passato tutta la tua vita con grande passionalità, poi quello ha diminuito tutto, e l'amore si è trasformato all'improvviso attraverso i bambini,
perché quando io vedo una persona, anche dei miei amici che vedo, quando hanno una relazione con un bambino da parlare, da vedere, da far vedere una cosa, e cambiano. Quindi loro anche cominciano a vedersi sotto un'altra luce e si trasforma un po' tutto. Rivitalizza un po' tutto. Sì, no? Esatto. Si ricambia produce. Un po' le cose. Per cui questi due bambini che, adesso non raccontiamo troppo, ma che dovrebbero rimanere con loro soltanto per 3 giorni, poi ci sarà però invece... Ci sono delle varie sorprese, insomma, ci sono dei colpi di scena, delle cose che... insomma, guarda, forse mi vergogno a dire questa cosa. L'unico mio film che... No, c'era sulla finestra di fronte, facevo questa cosa. Cioè, mi commuovevo mentre guardavo al montaggio. Qui mi è successo varie volte. Perché? Perché ci sono dei momenti che, infatti, anche il pubblico che mi scrivono su Instagram o vari messaggi anche dei miei amici che mi dicono, sai, ho pianto nei momenti, mi sono commosso nei momenti che non c'era da commuoversi. Questo è... Beh, perché è un film d'amore come tutti i tuoi film, Ferdinand. Questo, insomma, particolarmente ci tengo molto. Mi mette anche molto paura, mi mettevo paura, però adesso sto un pochettino più tranquillo perché ha affrontato il pubblico. Insomma, il fatto che una cosa quando ti piace molto a te, che condividi con le persone, perché la mia vita è la condivisione, certo. Quindi vorrei che piacesse a tutti questo. Beh, sta piacendo, sta andando bene. Sì, molto, molto. Vediamo ancora una clip allora. Pompilio. Pompilio. Sbrigate che c'ho fame. Non mi interrompa adesso che ce l'ho tutti qua. Lasciali finire, poi ci penso io. No, Tullio Stilio. Tullio Stilio. Anco coso. Anco Marzio. Anco Marzio. Tullio Prisco, non lo so. Non li so. Non c'hai fame tu? Sì o no? Sì. Oh, allora mangiamo, allora proviamo, non ho un video. A volte con uno sguardo si dice tutto, eh? A volte, sì. Questo sguardo tra di loro dice tutto, le parole a volte non servono. Assolutamente, io ho avuto degli attori meravigliosi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo, Stefano Accorsi, tutti meravigliosi, e abbiamo fatto un lavoro di gruppo anche, abbiamo parlato varie volte, abbiamo detto, io dicevo sempre a loro, potrebbero essere, invece di Alessandro e Arturo, potrebbero essere Sabrina e Arturo, cioè... Non dobbiamo guardare a questo, infatti le battute loro, il loro atteggiamento può essere adattato a tutti. Certo. Nel senso che durante il film abbiamo avuto anche la coscienza tutti, veramente toccato con le mani, il fatto che essere genitori è sempre dalla cintura in su, dove c'è il cuore e il cervello. Certo. Quello conta di essere genitore. Sono assolutamente d'accordo con te. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito, non ci salutiamo. C'è Domenica Il sulla Rai, sulla Rai. C'è Domenica Il, Domenica Il. C'è Domenica Il. Allora, stiamo parlando del film La Dea Fortuna, che è uscito il 19 dicembre. Il regista, io sono davvero molto felice di averti qua, il film sta andando benissimo, dobbiamo dirlo, perché è un grandissimo successo. Il passaparola, come dicevi tu durante la pubblicità, è molto molto importante. Assolutamente, quello che conta. Poi conta emozionare e il passaparola, sono due cose importanti. Sei soddisfatto? Perché molto. Credo che dietro, no, all'uscita di un film ci sia davvero poi tanto lavoro, tanto impegno, tanta passione. Poi però ti cominci a rilassarti, infatti il periodo non è molto adatto per rilassarsi perché cominciano le mangiate, le bevute. Se no, adesso partiamo, andiamo a Lecce. Dove andate? A Lecce dai nostri... dalla nostra famiglia praticamente a Lecce e i nostri amici
Siamo un gruppo di persone. Il tuo compagno di dove? Simone di? Di Palestrina, infatti la Dea Fortuna è il tempio. Ah, certo, a Palestrina. Della Dea Fortuna, sì, come ci no? Siamo per ispirati cui... da quello. Insieme a Gianni Romoli e Silvia dove Ranfani. Dove lui ha una casa, no? Dove sì, il tuo compagno ha una casa lì. Sì, no? Non è nato lì ma è cresciuto lì. Senti, io ho un filmato per voi perché noi parliamo d'amore. Come ho già detto, l'amore è amore, punto. Assolutamente. L'amore è amore, punto. Vai tranquilla. Soprattutto dopo quella bellissima intervista con Tiziano Ferro fatta domenica scorsa, un'intervista davvero, ne hanno parlato tutti. Bella. Ribadisco che per me l'amore è amore. E allora ti voglio dedicare a te e a Simone, 18 anni che state insieme. 18 anni. 18 anni, questo filmato. Vediamo. Volesse te vantare un albero rosa, che ti fa sentire l'addore chi sta amore. Volesse te vantare un po' che sole, che ti fa sentire il calore chi sta bene. Volesse te vantare un po' che viente, per trasica forza rinda a boccatoia. Volesse diventare come silenzio, per te fa sentire tutte le respire mie. Passami, perché stavolta passami. Crirami, o non te cerca più. Volevo chiudere questa intervista con un filmato dedicato all'amore. No, sono molto contento perché io infatti lui si raccomandava a me dicendo: se ti dicono marito non ti arrabbiare come sempre, perché perché lui dice quando ti dicono suo marito, dico no, le donne hanno i mariti, dico io ho il mio compagno di viaggio, il viaggio alla vita. E quello è il mio compagno di viaggio, perché non vorrei mai imitare altre, no? C'ho una mia mentalità su questo. Penso che sia molto importante nella vita avere un compagno, una compagna, quello che sarà, insomma, di viaggio della vita. A me compagno di viaggio, compagno di vita mi piace molto. Bene, no? Pure a me. Pure a me. Grazie Pedro, è stato grazie molto bello per me conoscerti e averti qua, veramente. Molto e spero di rincontrarti ancora nella nostra vita. Anch'io. Grazie. Ho preso il tuo cellulare, ti chiamo. So che mi hai lasciato una cosa, un regalino, grazie. Porta fortuna. Grazie. Posso chiedere anche il tuo? Io ti mando un messaggio appena esco. Grazie. Va bene? Allora magari ci vediamo. Buon Natale, a te, a Simone, a tutti i vostri amici, a tutta la vostra famiglia. Grazie.